L'ego è buono o cattivo? Domanda. Caro Bhagavan, a volte quando parliamo dell'ego ai dipendenti di grandi aziende, loro spesso ci dicono: senza l'ego per noi sarebbe molto difficile sopravvivere. Se non fossimo egoisti, il mondo ci dominerebbe, saremmo finiti. È davvero possibile essere veramente liberi dall'ego e funzionare ancora nel mondo? Avere ancora successo nel mondo, fare ancora parte di questa vita competitiva? Shri Bhagavan, sì, in realtà, se foste liberi dall'ego, avreste grande successo. Dobbiamo distinguere tra il sé e l'ego. Il sé è un'ambizione, la volontà di affrontare delle sfide o la volontà di avere successo. Ora, non stiamo parlando di questo. L'ego, d'altra parte, vi rende rigidi nelle vostre posizioni. Quando si è rigidi sulle proprie posizioni, non si comprende più quello che l'altro dice. Non vi è alcun ascolto, quindi non c'è apprendimento. Perciò avete tutte le possibilità di perdere un ordine di lavoro, perdere un buon impiego, perdere una buona intuizione. In questo modo l'ego si rivela molto dannoso per il successo aziendale. Qui dovete sapere che non stiamo parlando del sé. Il sé ci deve essere se si vuole raggiungere successo nel mondo. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando dell'ego e dei suoi giochi, che sono dannosi nel processo di raggiungere il successo. Quindi è necessario imparare a distinguere tra i due. I sei giochi dell'ego sono 1. Cercare di dominare. 2. Rifiutarsi di essere dominato. 3. Io ho ragione. 4. Tu hai torto. 5. Cercare di nascondere la verità. 6. Lottare per la propria sopravvivenza.